In questo nuovo episodio dove hackerò Poppy Playtime, praticamente trovo delle cose sconcertanti fuori dalla mappa. Lo vedrete insieme a me per curiosare un po'. Adesso siamo arrivati a scuola. Nella scuola accadono sempre le cose più assurde, perché c'è questa maestra che si teletrasporta, che cammina, che va a destra a manca. Io spero di ricordarmi tutti i momenti in cui lei compare, così che possiamo vedere quando lei sta per comparire, cosa sta per fare e tutto il resto. Ok raga, qua compare. Allora vediamo un attimo una cosa. Innanzitutto, cosa c'è qua sotto? Ragazzi, ho fatto una hackerata, ho messo una luce proprio in questo punto e guardate, c'è praticamente il modello, c'è sempre stato, cioè loro non l'hanno utilizzato, perché noi ovviamente vediamo questo, no? Che guardate, la cosa più brutta è che ci scruta proprio, cioè il modello ci scruta, questo qua invece è proprio un modello che non l'hanno mai usato, è proprio un personaggio a parte, assurdo, perché chissà per quale motivo l'hanno fatto. Non si è mai fatto vedere. Questa cosa è strana e assurda. Secondo me l'hanno fatto apposta per magari appunto noi che stiamo rompendo il gioco, magari vedere che l'hanno fatto, ok, per sbaglio. E ti hanno detto, vabbè, ora che l'abbiamo fatto mettiamolo qua, così almeno serve a qualcosa. Non è che ho fatto un modello a caso, la mettiamo qua e chi lo vuole vedere, hackerà il gioco e lo se lo mette a vedere. Giusto per noi, cioè praticamente è un regalo. Questa cosa è assurda, è incredibile. Guardate qua, guarda, eccoli. Ok, a proposito, devo vedere un attimo dov'è la maestra, perché la maestra dovrebbe uscire tra non molto, no? Però qua non c'è ancora. Pronti, eh? Adesso fa la sua entrata. Eccola, eccola. Ok. Guarda qua. È andata via. È andata via. Ok. Ora compare lì. Guarda che cammina, guardala che cammina. Oh mio Dio, è incredibile, è assurdo come tipo proprio li fanno comparire e scompare proprio dal nulla, proprio nella nebbia. Ora qua c'è un'altra sua comparsa. Eccola come cammina e poi boom. Oh mamma mia, è bellissimo avere questi poteri, ragazzi, non ne avete idea. Cioè noi lo vediamo solamente in questo modo, ma con la carta, cioè non c'è proprio un modello 3D di lei. Oh, ora dovrebbe lei comparire da questa porta. Ed è collegata a tutto il resto sta porta, tra l'altro. Pronti, eh? Guarda, 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 sta per entrare dentro la porta. Vedete come la sta per entrare? Adesso, io sapete cosa che faccio? No, vabbè, posso farlo già così. Vediamolo da qua, dai. Pronti, eh? Vediamo che arriva. Eccola. Oh, adesso c'è l'animazione di lei che rompe qua. E si ferma. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. No! Oddio! Sai che ho fatto crashare il gioco? Oh, oh. Questa volta proverò a non morire quando mi sta caricando. Che ne dite? Anche perché qua, se ci pensate, è tutto gameplay, quindi è anche inutile. Questo teletrasporto non l'ho mai capito come l'ha fatto, onestamente. Oh mio Dio, me lo sono dimenticato che era così tanto difficile questa parte. Non ci voglio credere per pochissimo. Ok, raga, siete pronti? Via! Ora inizia a correre lei. Molto bene, molto bene, molto bene. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, adesso tiriamo la leva. Guardate come sta per cadere. Sta per arrivare verso questa parte. Guardate com'è messa intanto qua, eh. Oddio. Ora la vedremo spiaccicarsi qua sotto. Ok, ok. Fatemi un attimo fare una cosetta qua. Oh! È morta! È morta! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Oh mio Dio, com'è caduta male, poverina. Siamo arrivati al punto dove abbiamo preso la pistola. Finalmente. Lo sto rushando praticamente questo gioco, ragazzi. Non ne avete idea di come me lo sto rushando. Poi perché, ecco, per quale motivo c'è questa nebbia qua? Che strana, boh. Strano posto. Guarda, dove siamo in tutto questo? Siamo, sembra tipo, fa parte tipo di una cupola ancora più grande. Guardate la caverna, quanto è gigante. È assurdo, eh. Guarda qua. Guarda l'acqua. Che miseria. È incredibile tutto questo. Qua accade qualcosa di assurdo, eh. Siamo pronti. Perché qua vedremo qualcuno che sta per fare qualcosa. Io la prima volta che ho fatto questa parte non me ne sono proprio reso conto. Poi guardando un po' di video, effettivamente ho notato che c'è questo tizio che fa un rituale in questa bambola strana. Adesso ve lo faccio vedere, perché è davvero suggestivo. Siamo pronti? Ok, anche perché è proprio qua che inizia una musica terrificante. Dicevo, ma per quale motivo c'è una musica terrificante? Ecco il motivo, per questo. Eccolo lì, guardate, guardate. Ah, è Catnap.
Sta pregando. Che diavolo? Oh mio Dio. Sta praticamente pregando. Perché sta pregando? È scomparso. Ok, va bene. Vabbè, fatti di catnap, ragazzi. A noi non ce ne può importare di tanto, eh. Saranno fatti di catnap che lo portano a pregare quella cosa. Questa cosa. Comunque PJ Caterpillar, eh. Che sembrerebbe proprio essere lui morto proprio. E tanti altri bambolotti morti. Ok, fermi. Qua siamo arrivati alla playhouse. Guarda. Oh, wow. Bello, mi piace. Gigante, come giusto che sia. Ok. Quanti tubi che collegano cose strane. Qua c'è tipo la fine, ne sono certo. Ok, bene. Allora, sì, mettiamoci subito l'altra mano e gli spariamo a sti cosi. Anche perché d'altronde qua è tutto gameplay. No, vattene via. Non ti voglio. Certo che comunque fa rifare questa parte sapendo quello che bisogna fare è proprio strasemplice, ragazzi. Oh là. Ecco fatto. Mamma mia, vi giuro questa parte era quella che mi stava più antipatica di tutte. Andiamocene via, che mi sono già rotto le palle. Guardate come mi fissano tutti quanti insieme. Arrivano dal nulla. Oddio, qua c'è una roba in cui mi manca la texture. Cosa c'è qua sopra che non posso andare? L'uscita c'è. Cioè, in tutto questo c'è l'uscita di sopra. Ma voi immaginate questo, ok? Che è arrivato in questo posto completamente a caso. Cioè, non a caso. Voleva salvare i suoi, ok, amici, colleghi. Però la cosa più assurda è che, cioè, completamente non beve, non mangia, non caga. Ma che cos'è che fa sto tizio? Io non ho mai capito che cos'è questa stanza, onestamente. Cioè, veramente non l'ho mai capito. Qua c'è il nostro amichetto che ci sta aspettando il tempo che può fare l'animazione. Arrivano da questa parte i mostriciattoli. Guardate, guardatelo nella tutta la sua magnificenza. Oh mio Dio. Oddio, ma qua ci posso fare le cinematiche. Guarda qua, si possono fare. Guarda che cinematiche di TV esco. Mamma mia, manco veramente il miglior regista. Ora si rompe qua, dovrò fare qua. Poi vado da questa parte. Oh mio Dio. E adesso ci arriva a fare il culetto. Beh, io non posso fare nulla. Ragazzi, mi sa che ho buggato di nuovo il gioco. Oh oh. Che si fa in questo caso? Si restarta per forza. Devo restartare. Ormai questo Poppy Playtime è veramente usurato. Guardate, poverino, come è messo male. Andiamo il sotto. Che schifo. Un blob strano. Guardate, vedete, tipo, questa è stoffa. Poi c'è all'interno che tipo è sangue. È strana, è stranissimo. Oh, eccoli che arrivano dal nulla. Oh mio Dio. Eccolo. Sto arrivando a caricarci. Ok, andiamocene via. Scappiamo. È dietro di noi. Allora, bene, 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 bene. Io volendo posso fermare il tempo, però onestamente avrei un po' paura di farlo. Fermo. Ok. Oh, si è duplicato. Si è duplicato. Guardate come corre. Mamma mia, che ci vuole mangiare. Bene, pronti, 3, 2, 1. Via. Oh, fino al cacchio. C'è quello che mi sta inseguendo. Raga, mi sono bloccato. Sono bloccato, è qua di fianco. Mi sono bloccato, sto morendo. Ma se vado da questa parte? Ah, ok, un altro scivolo del cacchio. Ah, diverso però, dai. Ok, ora devo mettermi questa mano e devo saltare. Bene. Lui rimane qua. È rimasto qua. Non è scomparso. È rimasto qua. Wow, però guardate il pelo che è carino proprio. È un po' furry, eh. Oh, là. Bene. E risaliamo. È rimasto ancora lì quel tizio. È ancora là, secondo voi? Sì, è ancora qua. Ah, vediamo le altre stanze. Perché io posso vedere tutte le stanze adesso. Questa è una. Questa è dove, tipo, sono entrato io. E sono tutte diverse. Figata che sono tutte diverse. Questa sembra quella più difficile. Che tipo devi fare così e colà. Ed eccoci qua. Ah, ma noi siamo usciti da questo tubo che non ho mai notato in tutta la mia vita. Sì, sì, ovviamente noi usciamo da qua col tubo, ovviamente. A pensarci bene, ragazzi, noi non entriamo mai nella stanza dei giocattoli. Cioè, ma non c'è niente. Wow, siamo arrivati già alla fine. Mamma mia, ho giocato tipo oggi questo coso. E lo sto rigiocando. Guarda qua, qua finalmente The Prototype has saved us all. Qua è dove mi farà il jumpscare. Ah, qua c'è la scena di Banzo, vero? E infatti, ora mi avvicino e... Eccolo. Lui è pronto lì che aspetta. Ed è passato e è andato via. Ed è rimasto qua bloccato e pensa... Oh mio Dio, un classico. Ok, 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 ok. Devo trovare... Aspetta, dove la trovo? Ah, è vero, è lì. Vediamo questa struttura dall'esterno com'è.
Ed è bella grande. Madonna santa, è gigante, non grande. Guarda qua quanto è grande questa struttura. La caverna, ovviamente, che è enorme. Mamma mia, qua c'è sempre l'acqua. Guarda, guarda quanto è grande sta mappa. Quanto è grande sta mappa. Dai, sbrighiamoci. Devo stare attento a qualsiasi cosa strana che potrebbe accadere. Ah, me la ricordo bene questa parte. E l'ho buggata con le cacchio di batterie giganti. Vediamo se questa volta dovrò ribuggarla con le batterie giganti. Vediamo se diventano giganti così a caso. Strano, non lo sono diventate. Raga, nella mia run... qua non sta accadendo quasi niente. Nella mia run il delirio. Ma non ha senso questa cosa. Ma chi ve li porta queste cose? Vi sto rigiocando tutto il gioco con sta mod, raga. Con sta mod. Che delirio. Allora, raga, qua è dove compare Catnap. No, 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 in realtà no, forse è meglio di no. Eccolo. Sì, forse è meglio evitare perché adesso c'è un teletrasporto, altrimenti buggo di nuovo il gioco. Devo stare molto attento qua. Molto attento qua. No, non posso muovermi, non mi fa muovere. No, peccato. Oddio, qua un po' mi riesco a muovere. È strano che faccio così. Sto sotto sopra. Prima ero sotto sopra, ragazzi. Non riesco a muovermi in questa zona qua. Peccato. Neanche con... incredibile. Neanche con la mod, con la hack, non riesco a muovermi. No, niente, non riesco. Vabbè, Catnap è messo lì. Assurda sta cosa. Chissà perché. Secondo me non sono luoghi, allora... cioè, è strana questa cosa, è molto strana. Perché solitamente in qualsiasi luogo io sono, posso muovermi. Il fatto che non riesco è davvero molto, molto strano. Qua neanche. Qua neanche. Oh, posso muovermi qua. Ciao, Aki. Bello che sei qua. Oh, ecco questo posto. Dove siamo? Siamo in una cupola, guardate. È una cupola. Ah, ok. È praticamente lobby, raga. È la lobby quella tipo del primo capitolo. Non si era capito, cacchio. E quella è la mano, ovviamente, che sbuca dal nulla. Vattene dal Playker o vengo a prenderti. Allora, ragazzi, stiamo per finire di nuovo il gioco e voglio vedere come Catnap, il prototipo e tutto quanto, grazie al fatto che posso proprio andare liberamente. Fun fact, ragazzi, quando Poppy ha attivato questa leva per andare sull'ascensore, questo non c'era. Non c'era mai, non c'era, ragazzi. Io non voglio sparare cavolate, ma penso di non averlo visto. Non c'era. L'hanno messo solamente in questo momento per fare questa parte. Guarda, qua arriva la batteria, che è già qua pronta in realtà. Dov'è? La vedo. La intravedo. Ok, fermo. Vediamoci un po' più da vicino. Ok, guardate che tipo sta uscendo la nebbiolina dalla sua bocchetta. Ok, ci siamo. Ci siamo. Sta arrivando. È qua. Guarda, qua è brutto. Ah, raga, ma non ho premuto il pulsante, sono scemo. No, però voglio vedere tipo quando si trasforma. Perché lui veramente si trasforma da normale a quella bocca strana. Quindi devo assolutamente vederlo bene. Guardate io tipo intanto con la batteria fluttuante qua. No, la batteria è diventata ancora più gigante. Ok, va bene. Non mi importa, eh. Ok, facciamo così. Via. Eccoci qua. Ok, stiamo salendo in questo momento. Guardate. Guardate che è orrendo. È orrendo, guardatelo. Ora scompare. Dov'è? Dove va? Ed è rimasto qua sotto. È sotto sopra. In che senso? No. No. No, no, ma io dovevo essere di sopra, non devo essere qua. Ok, devo restartare. Ragazzi, finisce qua, andate a guardare questi altri video, andate a vedere la serie di Poppy Playtime se ancora non l'avete vista. E noi ci becchiamo magari nel prossimo se questo vi è piaciuto. Ciao, ciao.